Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori di Matteo Renzi, sono stati assolti perché il fatto non costituisce reato nell'ambito del processo per fatture false. Tra 90 giorni le motivazioni, si chiude così il processo di appello per i coniugi che in primo grado erano stati condannati ad 1 anno e 9 mesi. Per l'imprenditore Luigi D'Agostino, considerato il re degli outlet, la pena viene ridotta da 2 anni a 9 mesi con 600 euro di multa. Il procuratore generale aveva chiesto la conferma della condanna per tutti. Tiziano Renzi e Laura Bovoli, che al pari di D'Agostino si sono presentati in aula al Tribunale di Firenze anche per nuove dichiarazioni, non c'erano al momento della lettura del dispositivo. Come sempre bisogna aspettare motivi della decisione, il fatto non costituisce reato, quindi è stata riconosciuta, mi verrebbe da dire anche grazie all'opera che siamo riusciti a fare, cioè di introdurre questa mole documentale che abbiamo trovato in altri procedimenti, che ha testimoniato, ha provato che la prestazione è stata svolta, cioè non è stata una prestazione inesistente. Potremmo discutere di congruità o non congruità, ma questo non è un tema che attiene alla falsità. Le fatture sono false. E non sono false, e i signori appunto Bovoli e Renzi quindi sono andati assolti per i reati loro ascritti, per cui la sentenza di condanna di primo grado era intervenuta. Beh, innanzitutto il reato principale, che era la dichiarazione fraudolenta, è stato assolto proprio perché non sussiste, quindi è la formula più ampia possibile, non c'è, vuol dire non c'è mai stato. Per quanto riguarda la truffa, è un discorso un po' più articolato, comunque ne riparleremo in Cassazione. Comunque è stata anche ridotta la pena, era comunque il reato minore del quale discuteremo poi.